Meno bene, è andata all'Isola Liri, sconfitto per 3-0 ad Avellino, mentre il Latina non è riuscito in casa ad andare al di là dello 0-0 con il Trapani, che si è reso pericoloso, particolarmente in avvio di gara. Poi i siciliani sono riusciti ad alzare un muro e a contenere gli attacchi dei padroni di casa, in particolare nella seconda frazione di gioco con Berardi e Tortolano. Lo 0-0, nonostante le emozioni finali, tutte a favore del Trapani, è apparso il risultato più giusto.